Onore e rivincita, la classifica passa in secondo piano, fu semifinale scudetto la passata stagione e probabilmente la storia si ripeterà anche quest'anno. Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Stellazzurra, si affrontano per il big match della 26esima giornata di Serie A, Testaccio Calcio a 8 e Golbet Calcio a 8. Cerchio di centrocampo, Mauro Morezzi prende la rincorsa, siamo lontani dalla porta di Boni, ma proverà ad andare il numero 20 che calcia e trova il gol. 1-0 per la Golbet Calcio a 8. Morezzi segna da centrocampo. Simone Mirante, a differenza del collega, lui è mancino. Opara sistema tre uomini in barriera. Si aspetta l'ok del direttore di gara, parte Mirante con il sinistro o para in calcio d'angolo. Si può riprendere dopo il timeout chiamato dalla formazione in svantaggio. Giuliani ha l'opportunità da calcio piazzato, il destro o para, la vede all'ultimo, sfera che resta lì e poi c'è il salvataggio sul destro di Mirante. E passa per Elaimo con un po' di fortuna, deve ripiegare subito il numero 15 sulla pressione, va centralmente Pantaleoni, capisce tutto, recupera il pallone, si è allargato Monteforte, Pantaleoni lo trova, Monteforte con il sinistro, ad un soffio dal 2-0, forse c'è stata la deviazione di Boni. C'è Giuliani, a Longhi, sale anche Starace, il pallone proprio verso Starace che va con il tacco, un Eurogol di Starace, è 1-1, ci pensa Simone Starace a rimettere i suoi in carreggiata, questo è un gol spettacolare. Alongi, Cidro si è spostato momentaneamente sulla sinistra, pallone per Starace che è avanzato adesso a centrocampo. Mirante ha spazio per calciare, va Mirante con il sinistro, para si oppone. Morezzi, sempre sue le punizioni, va direttamente in porta. Questa volta è bravo Boni a farsi trovare pronto. Mirante sul pallone, sul secondo palo, Luziatelli calcia alto. Pressato, viene costretto all'errore, allora Longhi. Citro. Starace. Martino. Invitato a calciare Martino, va con il destro e sfiora l'incrocio dei pali. Palo. Arriva la presa facile di De Pray, la prima del match. Pantaleoni, Monteforte con il petto, ancora Monteforte con il sinistro. Sciupa un'occasione d'oro. No, proprio di Matteo Monteforte mentre entra in campo per la Golbet Tiziano Galassi con la maglia numero 10. Monteforte recupera il pallone con il sinistro. Boni, intervento miracoloso e palla in corner. Rinvio lungo con le mani. Fa proseguire il direttore di gara. Monteforte. Duello tra due numeri 8. Alla fine vince quello della Golbet che va a calciare, ma non trova ancora la porta. Eccolo Simone Starace. Passaggio intercettato da Galassi, ma Starace è bravo a recuperare il pallone che lo tiene in campo. Citro è salito sulla destra Martino, il traversone De Pray vede partire la palla all'ultimo ed è attento. Difesa. Galassi, Pantaleoni può coordinarsi al volo. La deviazione di Luziatelli è fatale perché la palla si infila sotto la traversa. La Golbet Calcio 8 passa a condurre, è 2-1 a 3 minuti dal termine. Trovare il gol del pari. Il rinvio di Boni è sul corpo di Daniele Stufa. Con fortuna la Golbet chiude la partita. Persone, ma Pantaleoni dopo la deviazione raccoglie la sfera con il destro. Il retropassaggio è sbagliato. L'appoggio al compagno può trovare il 3-2, il testaccio. E lo fa con il numero 18, Dario Martino. Siamo al 27esimo, recupero già avviato da un minuto della Golbet. Il pallone è rinviato
È rimasta in campo, ma arriva il triplice fischio del direttore di gara. La Colbert calcio a 8 vince per 3 reti a 2 sul testaccio e si prende la rivincita della gara d'andata.